Ciao ragazze, ciao ragazze! Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi invito a seguirmi su Instagram. In questo modo potrete avere a che fare con me, scrivermi in direct per chiedermi dei video e, se vi va, potete anche menzionarmi mentre guardate i miei video, mi fa sempre molto molto piacere. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di uno di quei casi un po' inquietantelli che mi avrà posto una ragazza in un commento sotto il mio video del caso Enfield. Oggi quindi sono qui per parlarvi del caso Vallecas. Dovete sapere che questa storia ha anche ispirato un film horror disponibile su Netflix, diretto da Paco Plaza. Il film a me non è affatto dispiaciuto e devo dirvi la verità. L'ho visto ormai quasi 8 mesi fa, in una serata presa dalla noia. Volevo guardare qualcosa, magari anche di horror o macabrino, ma non sapevo che guardare esattamente e non mi andava di scegliere un film horror a caso. Perché se siete amanti del genere saprete che è molto più facile beccare un film horror brutto che un film horror bello, specialmente negli ultimi anni. Secondo il mio modesto parere, se ne salvano ben pochi. Ma in ogni caso, parliamo del film presente su Netflix, Veronica. La protagonista ovviamente è per l'appunto Veronica. E lei è una ragazzina di 15 anni, vive con la sua mamma e con i suoi fratelli, in un quartiere popolare di nome Vallecas, che si trova a Madrid, in Spagna. Il padre di Veronica è venuto a mancare di recente e la madre fa turni estenuanti a lavoro per poter mantenere la famiglia. Quindi a Veronica tocca prendersi cura dei fratelli più piccoli, le gemelle Lucia, Irene e Antonio. Il film infatti inizia proprio nel momento del risveglio. Veronica quindi si alza, sveglia i fratelli, si prepara i suoi fratelli e vanno tutti insieme a scuola. Quello però non è un giorno come gli altri, perché in quel giorno c'è un'eclissi solare. E in effetti, poco prima che avvenga questa eclissi, l'insegnante spiega che molte antiche culture utilizzavano proprio l'eclissi per fare dei sacrifici per convocare degli spiriti oscuri, maligni. Quindi che succede? La scuola si riunisce e va sul tetto proprio per ammirare l'eclissi. Però Veronica non va ad ammirare l'eclissi. Ebbene no. Decide di unirsi con la sua amica Rosa e con la loro compagna di classe Diana nel seminterrato della scuola per condurre una seduta spiritica con la tavola Ouija. Perfetto, iniziamo già benissimo. C'è da dirlo, in realtà le ragazze non erano lì per un semplice capriccio. A Veronica manca tanto il suo papà e vorrebbe comunicare con lui, mentre Diana vuole comunicare col suo ex fidanzato venuto a mancare da poco in un incidente. Iniziano la seduta, ma c'è qualcosa che non va. In primo luogo, la tavola risponde immediatamente, però da risposte insensate, non risponde alle domande che gli pongono le ragazze. E l'unica risposta che ricevono le ragazze tramite la tavola Ouija è "vi vedo". Poco dopo la planchette, che per loro in questo caso è un bicchiere di vetro, diventa rovente, tanto che Rosa e Diana tolgono di scatto il dito, ma Veronica no. Veronica rimane lì. Non toglie il dito dal bicchiere, sembra quasi in trance. Finché l'eclissi si completa e il bicchiere si frantuma proprio sotto il dito di Veronica, procurandole un taglio che fa gocciolare del sangue proprio al centro della tavola Ouija. In ogni caso, Veronica continua a non rispondere alle sue amiche. Le sue amiche la chiamano, cercano di capire che cosa abbia, ma lei niente. In trance. Poi però a Veronica succede un qualcosa di alquanto palese. Veronica si inarca totalmente, sparando fuori un urlo demoniaco dalla bocca. Si risveglia però in infermeria e le dicono che è svenuta probabilmente per un abbassamento di pressione improvviso. Probabilmente la ragazza ha carenza di ferro e infatti l'infermiera le consiglia di mangiare più carne rossa. In ogni caso, la giornata scolastica è finita. Veronica l'ha passata per la maggior parte in infermeria, ma vabbè, pazienza, insomma, torna a casa. Veronica, una volta arrivata a casa, apre il suo zainetto e tira fuori niente po' di meno che la tavola Ouija che ha usato con le sue amiche per fare la seduta spiritica a scuola. C'è un problema però, è spezzata a metà. Non credo che questo sia un buon segno, ma in ogni caso capiamo che la tavola ce l'ha Veronica. Lo lascia nello zainetto e lo nasconde in camera sua, sopra un mobile molto alto. Però, appena esce dalla stanza, sente un gran tonfo. Quindi Veronica cosa fa? Torna a controllare in camera sua e si ritrova la tavola Ouija nel suo bel zainetto esattamente al centro della sua stanza. Veronica comunque è decoce, quindi cosa fa? Riprende la tavola Ouija e la rinasconde nello stesso posto, su un armadio molto alto. Probabilmente l'ha nascosta lì per non farla trovare alle sue sorelline e al suo fratellino. Ma ovviamente, anche la seconda volta,
si ritrova la tavola Ouija davanti ai suoi piedi, cioè la tavola cade dall'armadio proprio davanti ai suoi occhi. E a quel punto cosa pensa Veronica? Pensa, vabbè, dai, la nascondo sotto il letto, almeno smette di fare sti voli. Io quella tavola l'avrei defenestrata direttamente, ma vabbè. Arriva il momento della cena e Veronica anche qui si rende conto che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che le impedisce di portarsi la forchetta alla bocca. Su questa parte c'è una scena parecchio dilatata, tanto che anche le sue sorelline e il suo fratellino si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Veronica è di nuovo bloccata, in trance. Le sue sorelline e il suo fratellino la chiamano, ma lei non risponde. Ovviamente questo è solo l'inizio del film Veronica. La protagonista continua a vivere tanti altri fenomeni inspiegabili e paranormali. E se siete fan del genere, io vi consiglierei di darci un'occhiata, perché secondo me è un buon film. Ma ora la mia intenzione è quella di collegarmi al vero caso che ha ispirato questo film, ossia il caso Vallecas. Questo caso prende il nome di un quartiere di Madrid, quando in un appartamento si iniziano a verificare una serie di fenomeni inspiegabili e paranormali che addirittura richiedono anche l'aiuto della polizia. Ma andiamo con ordine. La protagonista di questa vicenda si chiama Estefania Gutiérrez Lazaro. È una studentessa di 18 anni che purtroppo ha perso da poco il fidanzato in un incidente motociclistico. La ragazza è appassionata dell'occulto. È interessata a quegli argomenti lì, un po' macabretti, e siamo all'inizio del 1990. E Stefania non ha ancora superato la perdita di quest'amore. Quindi un giorno, e Stefania e una sua amica di scuola si recano in un'aula totalmente vuota, armate di tavole Ouija, proprio per provare a comunicare con il suo fidanzato. Le due ragazze però vengono scoperte ben presto da un insegnante che si arrabbia tantissimo. Interrompe in una maniera molto brusca la seduta, cosa che non si dovrebbe mai e poi mai fare, e infine caccia le ragazze dall'aula, rompendo a metà la tavola Ouija. In quel momento, purtroppo, le ragazze non sono consapevoli di aver scatenato un'entità maligna. Ma l'amica di Estefania sostiene che per quella seduta avevano usato al posto della planchette un bicchiere di vetro. E appena la tavola Ouija si rompe a metà, un bizzarro fumo bianco ha iniziato a fuoriuscire dal bicchiere per poi entrare attraverso le narici nel corpo di Estefania. È da quel momento che iniziano a presentarsi una serie di eventi interminabili ed inquietanti. Non solo Stefania inizia a soffrire di convulsioni e di stati alterati di coscienza, dove sostiene di vedere delle figure filiformi, con dita lunghe, ossute, che si aggirano per casa nella notte, o ancora peggio, nel buio della sua stanza. E Stefania sente addirittura distintamente delle voci che le dicono: "Vieni da noi". E poi ci sono i familiari di Stefania, che effettivamente confermano il sentire dei rumori sospetti, come dei passi, soprattutto durante la notte. Ma sostengono che i rumori strani non ci sono solo di notte, perché sentono anche dei suoni strani, e questi suoni strani li sentono anche durante il giorno. Per di più, l'aria in casa è pesante, si sentono tutti quanti osservati, e spesso hanno l'impressione di vedere qualcosa muoversi, come delle ombre. Passano dei mesi, e ovviamente lo stato di salute di Stefania preoccupa i suoi genitori, che la portano in diversi ospedali e in diversi centri medici, ma nessun esperto riesce a darle una diagnosi valida. E Stefania, arrivata a questo punto, è totalmente logorata, sia fisicamente che mentalmente. Continua a subire attacchi dall'entità e proprio non ce la fa più. Arriviamo quindi al 13 agosto del 1991, quando Stefania aggredisce sua sorella, e questo per lei è il punto di non ritorno. Purtroppo viene a mancare il 14 agosto del 1991, quindi il giorno dopo, a causa di un grave attacco di catalessi. Pensate sia finita qui? E se invece vi dicessi che la parte peggiore dei fenomeni paranormali inizia proprio dopo la dipartita di Estefania? Avviene proprio questo: i membri della famiglia Gutiérrez iniziano a vivere un incubo, letteralmente un incubo. Infatti, se inizialmente il problema presumibilmente sembrava che arrivasse da Estefania, poco dopo iniziano dei fenomeni così tanto violenti da far pensare ai membri della famiglia che in realtà era la casa quella posseduta, non loro figlia. Le porte si aprono e sbattono da sole, così come le ante degli armadi. I crocifissi vengono staccati dalle pareti con forza, oppure rimangono attaccate alle pareti, ma ruotano a cerchio. Nella notte si sentono voci strazianti, addirittura la madre di Estefania sostiene di sentire la voce della figlia che la chiama
nelle varie stanze della casa. Inoltre la famiglia Gutierrez sostiene di sentire anche attraverso le pareti una risata strana, come se fosse la risata di un uomo anziano. La famiglia inizia a notare ombre sempre più invadenti. L'atmosfera nel tempo peggiora, si fa ancora più soffocante. Ci sono inoltre dei chiari graffi sulle pareti e comunque per non farci mancare nulla si spostano anche i mobili. Ad un certo punto i membri della famiglia Gutierrez non sanno più cosa fare. Sono terrorizzati dalla loro stessa casa. Quindi, stremati dalla situazione, il 27 novembre del 1992 chiamano la polizia. Sono le 2:30 di notte, la polizia arriva presso la loro casa e li trova in mezzo alla strada ad aspettarli. Quando arriva la polizia, ovviamente fa delle domande, ascolta il racconto della famiglia e poi decide di entrare in casa. Proprio per verificare se i fenomeni descritti dalla famiglia Gutierrez siano reali oppure no. E ragazzi e ragazze, è qui che arriva il bello. Quando i poliziotti entrano in casa, vengono letteralmente travolti da una quantità inaudita di fenomeni paranormali. E sono tutti ben documentati in un rapporto poi redatto in caserma. Comunque, la polizia in questa casa cosa trova di strano? Partiamo dalla temperatura. Appena entrano in casa, i poliziotti si rendono conto che la temperatura è bassissima. Si gela, l'atmosfera è lugubre e pesante e i poliziotti vengono immediatamente immersi da quella stessa sensazione che descrivevano i Gutierrez, ossia la sensazione di essere perennemente osservati. I poliziotti vedono crocifissi appesi ai muri che girano su loro stessi a cerchio o ancora crocifissi che si staccano dalle pareti e finiscono in mezzo alla stanza. Inoltre vedono anche dei quadri muoversi e dei graffi non indifferenti sui muri. Ma i poliziotti vengono terrorizzati da un fatto in particolare. Vedono una figura oscura in corridoio, filiforme ed alta, e a quel punto che scappano letteralmente da quella casa a gambe levate, terrorizzati. Arriviamo al 1 novembre del 1993, quando una foto di Estefania posta nel soggiorno di casa Gutierrez prende fuoco, ma la parte a bruciare è solo quella che raffigura il volto. La cornice non ha subito alcun danno importante e neanche gli oggetti che le stavano accanto. Probabilmente Estefania era ancora in quella casa. I poliziotti ovviamente promettono alla famiglia di aiutarli per come possono, al meglio della loro capacità. Ma, a quanto pare, col corso del tempo, i fenomeni si fanno mano a mano meno pesanti ed accade tutto in modo molto naturale. Nonostante ciò, la famiglia ha deciso di prendere baracche e burattini e di trasferirsi, facendo cessare così del tutto i fenomeni paranormali. Oggi quell'appartamento è abitato. Tuttavia, i nuovi padroni di casa sostengono di non aver mai assistito a nessun fenomeno strano, bizzarro, paranormale o inspiegabile. Ragazzi, dovete sapere che questo caso è uno dei più famosi in Spagna proprio perché è stato documentato dalla Polizia Nazionale, che comunque non è che si faccia suggestionare facilmente. Quando la situazione si è volta al termine, la madre di Estefania si è sottoposta a un esame psicologico che rileva in lei instabilità emotiva, bisogno di attenzioni e propensione all'ansia. Questo potrebbe far intuire che la donna abbia effettivamente accentuato la gravità degli eventi. Però esiste comunque quel rapporto redatto dalla polizia che descrive degli eventi visti con i loro occhi, non raccontati da terze parti. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.